troviamo questa mattina a San Maurizio Canavese per l'inaugurazione della fiera Dolce Fiore, una fiera importante per tutto il territorio del comune di San Maurizio Canavese e una fiera che annuncia l'arrivo comunque della primavera. Qui con noi questa mattina abbiamo Andrea Persichella, uno degli ideatori e promotori di questa festa. Andrea, qual è il significato di questa festa per San Maurizio Canavese? Sì, questa festa per noi è una festa molto importante, una fiera a tema del dolce e del fiore. Come giustamente detto già da te, Cristiano, è una fiera che annuncia la primavera, annuncia il nostro periodo estivo. E quindi è una fiera che la popolazione di San Maurizio vive a pieno, arriva anche tantissima gente dai paesi limitrofi e la conferma della grandissima adesione delle bancarelle che abbiamo qui oggi sta proprio a simboleggiare l'importanza di questa fiera. Quali sono le attrattive che presentate in questa giornata di festa? Beh, ne abbiamo tantissime, da quelle culturali, la visita della nostra importantissima chiesa plebana, all'intrattenimento di giocolieri, spettacoli itineranti, musica. È veramente una fiera che siamo contenti di vivere e grazie a questa bellissima giornata di poter far vivere a tutto il territorio. In questa giornata di festa ci sono tutte le associazioni del territorio di San Maurizio Canavese. Qual è l'importanza di queste delle associazioni per l'amministrazione comunale? Beh, in realtà è la vera risorsa del territorio, è la risorsa del paese. Il nostro mondo, la nostra comunità è basata sul mondo delle associazioni, sul mondo del volontariato e quindi loro sono, diciamo, uno dei nostri pilastri cardine della nostra società, assolutamente la nostra prerogativa più importante. Quest'anno avete portato un'innovazione in questa fiera primaverile, Settimo Circo. Sì, assolutamente, un'innovazione, un qualcosa che va a integrarsi, a miscelarsi molto bene col nostro territorio, va a dare appunto un investimento a quello che è già la nostra fiera, quindi con delle attrattive davvero belle che oggi il pubblico si potrà godere.